Quest'oggi abbiamo denunciato quello che è il sistema dei centri commerciali e degli outlet, abbiamo presentato un'interrogazione parlamentare in Commissione del lavoro ed è emerso anche quelle che sono le complicità anche di IMSS che sono piuttosto gravi e su questo fronte continueremo a indagare perché è assurdo lasciare in mezzo alla strada e in situazioni veramente incredibili sia i liberi professionisti e imprenditori che i lavoratori. Come Movimento 5 Stelle noi da quasi un anno abbiamo seguito quelle che sono le vicissitudini di alcuni imprenditori, erano con noi oggi i signori Saldarini e i signori Nadale che da praticamente più di un anno loro stanno combattendo contro questo sistema. Sostanzialmente noi abbiamo denunciato che all'interno dei centri commerciali vengono utilizzate delle tipologie contrattuali differenti da quelle che sono le normali locazioni commerciali che si possono trovare in tutti i negozi. Noi chiediamo che si faccia chiarezza, chiediamo che se all'interno dei centri commerciali si può usare questo tipo di contratti, allora le proprietà dei centri commerciali devono assumersi le responsabilità e anche le conseguenze. E ci sono anche delle conseguenze che tutelano i lavoratori, così come diceva Claudio, invece di lasciarli in mezzo alla strada. Questa è una, è una cosa che purtroppo non avviene mai, i lavoratori non lo sanno, tante volte avvengono dei licenziamenti che invece potrebbero essere tranquillamente evitati e noi abbiamo cercato di fare chiarezza su questo. Stiamo parlando di un ennesimo caso di mala politica, di pessima politica. Stiamo parlando di un ennesimo caso di abuso di posizione dominante da parte delle grandi multinazionali che sono presenti con la proprietà. Di questi centri commerciali e che eludono, eludono il fisco e abbiamo danni all'INPS, l'agenzia delle entrate, per miliardi. Quindi stiamo parlando di un ennesimo caso in cui abbiamo la vecchia politica che, come minimo, è incompetente, inefficace, non affronta questo problema, lo ignora, oppure peggio, una politica connivente. Ecco, come 5 Stelle ci impegniamo a seguire a fondo al caso, faremo di tutto per portarlo. Su sulle prime pagine dei giornali, che guarda a caso non lo vogliono mettere, noi faremo di tutto per portarlo sulle prime pagine. Si tratta di lavoro, di tutelare i lavoratori, e in questo devo dire che c'è una sensibilità e ragione che dovrebbe a questo punto ampliare la propria visione per la soluzione di problemi come questo, che è il patto del lavoro fatto e stipulato da Stefano Bonaccini con le parti interessate che a mio avviso non hanno affrontato o comunque non hanno stipulato patti di tutela del lavoro anche in ambiti come quelli degli outlet. Faremo in modo che il nostro Presidente di Regione venga a conoscenza anche di questa situazione.